Passione Psicologia, il podcast italiano dedicato alla scoperta della mente. I protagonisti della psicologia. Hermann Ebbinghaus e la memoria. Tung, Zong, Pan, Kut, Fib, Lef. Da diverse ore un giovane pronuncia una lunga serie di sillabe senza significato. Siamo a Berlino, in un freddo pomeriggio del dicembre 1879. Nel suo piccolo studio, all'interno dell'università, il 29enne assistente del corso di filosofia, Hermann Ebbinghaus, si sta dedicando con metodo e ostinazione nel ripetere delle parole senza senso, al ritmo di un metronomo. Un'attività apparentemente stravagante, che gli è stata ispirata da un volume trovato casualmente a Londra in un negozio di libri usati. Ma partiamo dall'inizio e proviamo a scoprire cosa sia accaduto a questo giovane solitario, con i baffi ben curati e lo sguardo profondo. Hermann Ebbinghaus nacque il 24 gennaio 1850 a Barmen, l'attuale Wuppertal, nel Regno di Prussia. Era figlio di Karl, un ricco commerciante luterano che sognava che il figlio potesse proseguire nelle attività mercantili di famiglia. Ma Hermann, che aveva interessi molto lontani dal commercio, decise di intraprendere una strada completamente diversa. Concluso il liceo, infatti, si trasferì a Bonn per studiare filologia e storia, ma dopo pochi mesi il giovane Ebbinghaus decise di cambiare indirizzo e iscriversi alla facoltà di filosofia per potersi dedicare allo studio del pensiero e della mente. Dopo essersi laureato con una tesi sulla filosofia dell'inconscio, Ebbinghaus riesce a ottenere l'incarico di assistente alla facoltà di filosofia dell'Università di Bonn. Nel 1879, grazie a questo ruolo accademico, viene invitato a tenere una serie di conferenze, prima in Francia e poi in Inghilterra. E sarà proprio a Londra che, in un piovoso pomeriggio d'autunno, tra gli scaffali polverosi di un negozio di libri usati, Hermann incontrerà il libro che muterà il percorso della sua esistenza. Si tratta di un massiccio volume di quasi 600 pagine sul cui frontespizio, stampato a caratteri maiuscoli, campeggia una sola parola: psicofisica. E sarà proprio la parola psicofisica a suscitare nella mente di Hermann una travolgente attrazione intellettuale. Ebbinghaus si immergerà con passione nello studio degli elementi di psicofisica pubblicato da Gustav Fechner quasi 20 anni prima, nel 1860. Nel quale il fisico e filosofo tedesco propone di applicare il metodo matematico allo studio dei fenomeni psicologici. Fechner descrive la psicofisica con le seguenti parole: la dottrina esatta delle relazioni funzionali o di dipendenza tra corpo e anima, più in generale tra il mondo corporeo e spirituale, fisico e psichico. La psicofisica di Fechner, infatti, è un tentativo di fondare una scienza esatta dei rapporti tra il mondo fisico e il mondo psichico e pone le basi per la successiva nascita della psicologia sperimentale. In altre parole, Fechner intende misurare in termini matematici le sensazioni. Hermann comprese immediatamente il potenziale delle teorie di Fechner e, rientrato a Berlino, si immerse nello studio e decise di applicare l'approccio psicofisico a una funzione essenziale della mente umana, la memoria. Un ambito di studio che fino a quel momento non era stato oggetto di misurazione e di sperimentazione. Ebbinghaus, pur essendo inserito nel sistema universitario, decise di condurre questa ricerca in solitudine. Dedicò tutto il tempo libero all'insegnamento a ideare i metodi e i materiali necessari per poter sviluppare la ricerca e valutò che l'individuo più affidabile per poter effettuare gli esperimenti fosse uno solo, se stesso. Thank you.
Ebbinghaus aveva dunque deciso. Avrebbe condotto le sperimentazioni sulla propria memoria, applicando rigorosamente il metodo sperimentale al proprio apprendimento e alla capacità di richiamare ciò che aveva appreso. Ma subito emerse un problema. Poiché l'apprendimento è influenzato dalla conoscenza pregressa, aveva bisogno di trovare qualcosa che potesse essere facilmente memorizzato, ma che non aveva precedenti associazioni cognitive. Insomma, occorreva trovare qualcosa di completamente nuovo che non avesse dei collegamenti di significato con altre parole. Ebbinghaus si mise al lavoro e produsse nuovi materiali di sua invenzione, i cosiddetti trigrammi o sillabe senza senso. Si tratta di due consonanti con una vocale in mezzo, come noz, lef, bup. Ebbinghaus preparò tutte le possibili combinazioni di consonanti e vocali tedesche e ognuna fu messa su un singolo cartoncino. Questo gli permise di avere 2300 sillabe senza senso, da cui attingere casualmente per formare liste da apprendere. Una volta creata la sua collezione di sillabe, estraeva una serie di 12 sillabe casuali e le scriveva su un quaderno. Quindi, al suono regolare del metronomo e con la stessa inflessione vocale, leggeva le sillabe. Quando la lettura dell'elenco era completata, ricominciava a leggere la sequenza fino a quando riteneva di poterla ripetere senza errori. A questo punto provava a recitarla senza guardare il foglio. Se avesse fallito, avrebbe preso nota degli errori. Ripeteva il procedimento finché non era in grado di recitare una serie speditamente e senza errori. Provò liste di lunghezza diversa e intervalli di apprendimento differenti, osservando la velocità con cui apprendeva e dimenticava. Pare che dopo 4 anni di ricerca Ebbinghaus abbia ripetuto le sequenze per più di 15.000 volte. Ora abbiamo compreso che cosa stesse facendo quel giovane e determinato assistente universitario rinchiuso nel proprio studio berlinese. Stava conducendo la prima ricerca sperimentale sulla memoria e sull'apprendimento. Ma questo grande sforzo a quali risultati portò? Quali furono le scoperte che resero famoso Ebbinghaus? Durante il proprio lavoro di ricerca, Ebbinghaus scoprì che riusciva a ricordare del materiale sensato, come una poesia, 10 volte più facilmente delle sue sillabe senza senso. Notò anche che più volte ripeteva le sequenze, meno tempo era necessario per recuperare l'informazione memorizzata. Inoltre, le prime ripetizioni delle sequenze si dimostrarono più efficaci nell'essere memorizzate. Esaminando i propri risultati, Ebbinghaus scoprì che tendeva a dimenticare meno in fretta le liste che aveva impiegato più tempo a memorizzare e che il ricordo era migliore subito dopo l'apprendimento. Questo non sorprende, ma Ebbinghaus rivelò anche uno schema imprevisto nella memorizzazione. Cioè una rapida perdita del ricordo avviene di solito nella prima ora, seguito da una perdita poco più lenta, così che dopo 9 ore si è dimenticato circa il 60% e dopo 24 ore si sono dimenticati i 2/3 di quanto si era memorizzato. Ebbinghaus dimostrò che si dimentica con rapidità, ma che questa velocità diminuisce in maniera graduale. Ad esempio, se interrompete gli studi di una lingua, il vostro vocabolario, per esempio di tedesco, mostrerà un rapido declino, ma la rapidità con cui ne dimenticherete le parole tenderà a diminuire in maniera graduale con il trascorrere del tempo. Invece, se dopo alcuni anni riprenderete a studiare, potreste stupirvi di quanto in realtà avete conservato rispetto agli studi condotti in passato. Un altro interessante aspetto studiato da Ebbinghaus è che pur avendo perso delle informazioni, come ad esempio parte del vostro vocabolario di tedesco, sarete in grado di riapprenderli molto più velocemente rispetto a qualcuno che non lo abbia mai studiato. Questo concetto fu definito da Ebbinghaus con il termine risparmio.
Questa scoperta ha delle implicazioni molto importanti e comporta l'esistenza di una traccia di informazione, come dire, dispersa, confermando l'ipotesi della presenza di conoscenza implicita e non cosciente nel nostro cervello. Proviamo ora a riassumere alcuni degli elementi che sono emersi dagli studi di Ebbinghaus sulla memoria. Le cose sensate si ricordano circa 10 volte più a lungo di quelle casuali senza senso. Nelle prime ore si dimentica più rapidamente ciò che si è appreso. Le sessioni ripetute di apprendimento per un periodo prolungato di tempo migliorano la memorizzazione di qualsiasi argomento. Gli argomenti dimenticati si possono apprendere di nuovo più in fretta di quelli appresi per la prima volta. L'apprendimento è più efficace quando è distribuito nel tempo piuttosto che concentrato in una singola sessione di studio. Gli elementi posti all'inizio e alla fine di una sequenza sono i più facili da ricordare. Dopo più di 4 anni di lavoro, Ebbinghaus era pronto e così nel 1885 pubblica i risultati dei propri studi in un volume dal titolo Sulla memoria, un contributo alla psicologia sperimentale. Con la pubblicazione di quest'opera Ebbinghaus ottiene un risultato importante che nessuno prima di lui aveva raggiunto. Dimostra infatti che anche i processi cognitivi superiori come la memoria e l'apprendimento potevano essere studiati applicando il metodo scientifico. Tra parentesi, Ebbinghaus introduce anche una significativa novità metodologica nell'esporre il proprio lavoro strutturando lo studio in 4 fasi: l'introduzione, i metodi, i risultati e una sezione di discussione. La chiarezza e l'organizzazione di questo rapporto di ricerca diventerà lo standard per tutte le successive pubblicazioni scientifiche in psicologia. Il volume dedicato alla memoria ottenne subito un grande riscontro, anche a livello internazionale. Basti pensare che il celebre psicologo William James ha definito gli studi di Ebbinghaus come la più geniale indagine della storia della psicologia. Tale successo indusse Ebbinghaus a proseguire per altri 9 anni negli studi sperimentali sulla memoria e sull'apprendimento, ma tuttavia questo grande sforzo non gli consentì di ottenere alcun progresso nella carriera accademica. Infatti, a causa del suo costante impegno in laboratorio, aveva trascurato l'impegno di pubblicare regolarmente articoli teorici e questo fatto gli impedì di diventare il direttore del Dipartimento di Filosofia dell'Università di Berlino. Per questa ragione nel 1894 decide di trasferirsi all'Università di Breslavia, oggi in Polonia ma all'epoca parte dell'impero tedesco, dove lavorò per comprendere i tempi di affaticamento dei bambini in età scolare e sviluppò alcuni test per comprendere le capacità mentali degli studenti. Questo lavoro influenzò in modo molto profondo Alfred Binet, che pochi anni dopo, nel 1905, pubblicò la prima scala moderna per misurare l'intelligenza. Ma questa è un'altra storia e ne parleremo in un prossimo episodio. E proprio nel 1905 Ebbinghaus decide di cambiare di nuovo università e si trasferisce a Halle, dove prosegue nella sua attività accademica e di ricerca, pubblicando altri 2 volumi sui principi della psicologia, che divennero grandi successi, eguagliando le opere di James per il loro stile lucido e brillante. Ma nel 1909 Ebbinghaus fu colpito da una polmonite e morì a soli 59 anni.
Ebbinghaus amava ripetere: la psicologia ha un lungo passato, ma solo una breve storia. Era profondamente convinto, infatti, che la psicologia sperimentale fosse agli inizi. Le prime sperimentazioni psicologiche avevano avuto origine con le ricerche di Fechner, Helmholtz e Wundt, realizzate a partire dalla metà dell'Ottocento, e si erano sviluppate rapidamente in Europa e negli Stati Uniti, producendo numerose scuole e differenti approcci teorici. A differenza di altri importanti studiosi suoi contemporanei come Wundt e James, Ebbinghaus non si dedicò a promuovere alcuna specifica scuola di psicologia e non ha cercato di avere dei discepoli che lo affiancassero nei suoi studi. Tuttavia aveva aperto un sentiero di ricerca dalla portata straordinaria che ha attraversato tutto il XX secolo arrivando fino a noi. Il lavoro di Ebbinghaus, infatti, ha ancora oggi una grande attualità e ha posto le basi per ulteriori studi psicologici e neuroscientifici che hanno portato alla scoperta dei differenti tipi di memoria, dei meccanismi dell'apprendimento e delle basi neurali del ricordo. La memoria, infatti, è una delle funzioni essenziali della mente umana. Costruisce la nostra identità ed è fondamentale per la nostra esistenza, anche se a volte sembra tradirci. A questo proposito ci lasciamo con una frase tratta da Il cuore segreto dell'orologio di Elias Canetti. La memoria si blocca, ma è ancora lì, tutta intera. Anche le cose più dimenticate si ripresentano, ma quando vogliono loro. Se vi è piaciuta questa puntata, lasciatemi un commento. Se siete interessati alla mia proposta, potete trovarmi su passionepsicologia.it o alla pagina Facebook di Passione Psicologia. Grazie e a presto!